Buonasera. Sì, Buonasera, ancora non c'è nessuno, quindi possiamo anche rilassarci. Scialare, scialare, scialare. fasionale, Cominciamo no. con un po' di cagotto per anticipo un attimo i temi della serata. Esatto, tante feci stasera. Vabbè, non ce la faccio, stasera non mi sento molto pronta. Posso dire questa cosa in live? Intanto non Giusto. c'è nessuno, quindi almeno a me non mi fa vedere nessuno, quindi adesso continuerò a sprofilare un Scusami, attimo non lo il solito minutino. Ma intanto, vabbè, buonasera a tutte, buonasera a tutti, buonasera a tutte. Non so, Procco, vuoi introdurre il deprogramma intanto e poi dopo con partiamo? un'altra definizione ancora. Ogni sera Con mi un'altra ogni va sera una definizione diversa. bene, no, ma effettivamente ci sta perché qualche evoluzione c'è stata, secondo me, la nostra concezione. Allora, benvenuti al deprogramma che, vabbè, sentite, andate a vedere le altre serate per le definizioni base. Ok, no, comunque è un programma che, come si intuisce dal nome, ha ovviamente l'obiettivo di deprogrammare il capitalismo, ovviamente, e ha tutta una serie di pregiudizi che scaturiscono dal nostro sistema egemone, eccetera, mentali, culturali, filosofici, in ogni ambito. Queste serate ci stiamo concentrando molto sulle avanguardie artistiche e sul loro ruolo, diciamo, di humus culturale per tutte le cose che andremo a trattare poi successivamente, e come appunto rottura di questo tipo di pregiudizi, di illusioni, no? E poi ovviamente del programma che vuole essere una cosa totale, in quel senso, che abbracci vari ambiti e oseremmo dire anche ambiti memetici addirittura, perché ci piacerebbe comunque Arriveremo. arrivare esatto al contemporaneo, cercare di decostruire il contemporaneo, di spezzettarlo, di analizzarlo nelle sue varie influenze, nei suoi perché e anche possibili, diciamo, soluzioni alle problematiche attuali, che sono problematiche fisiche, digitali, ideali, culturali. È tutto connesso, insomma, questo penso che sia il filo conduttore del nostro programma. E niente. Allora, Enrico Pedro Predrelli, scusate, non c'è scritto il nome, chiede: perché non c'è il titolo? Ma in realtà il titolo Come non c'è c'è. il titolo? Te non lo vedi? Cioè io lo vedo tipo scritto Dovrebbe comunque essere. Dada. Vabbè, vabbè. Perché non Comunque il ho titolo c'è. Boh, non lo so. io lo vedo, l'ho ammesso. Non ce l'ho acceso Twitch, quindi non so se intendeva qualcos'altro, tipo il titolo Controllo un sotto. attimo. Qualcuno batta un colpo. Stasera, ragazzi, brutta, non ci guarda nessuno. Non so perché Dada non attira, forse, ma insomma. Ah, no, in realtà ce l'ho Turismo. l'app di Twitch. Aspetta un attimo Ah, che. no. A me si vede. La didattica comunque dà del programma. Sì, si vede. Comunque abbiamo ancora zero spettatori, lol. Vabbè, cioè, meno male, almeno non Tipo, ci c'è vede scritto. nessuno. Se la riguardano dopo è meglio così. Ah, no, Esatto. oh. No, è Abbiamo banana. Comunque, vada, uno comunque vada. spettatore, uno spettatore, un Spettatrice. spettator, una spettatrice. E io non vedo il titolo. Il titolo c'è, regà, Però non so c'è, che però dirvi. c'è. Cioè, garantisco perché ho aperto io anch'io Twitch e l'ho visto. Allora, dunque, stasera, purtroppo evidentemente l'argomento non piace a molti, ma a noi ci piace molto invece, parliamo di Dada, ok? Grandissima Carissimi, banana. sono proprio io. Sì, me la riguarderò comunque. Ok, grazie. Allora, non ti preoccupare, puoi anche È la nostra andare. fedelissima. Andiamo sulla fiducia. Se la riguardi, puoi anche, diciamo, tanto rimani qui, rimarrai ai posti. Dunque, stasera parliamo di Dada, perché chiaramente ormai abbiamo fatto tutte le avanguardie, come ha detto già Procco, e non possiamo, ovviamente, se si parla di controcultura, di movimenti che comunque hanno influenzato anche la visione del mondo, non solo artistico, ma proprio sociale, soprattutto con Duchamp, cuore mio, che veramente, per citare il capo degli sgravoni, Marcel Duchamp, non possiamo ovviamente non parlare di Dada. Quindi partiamo dalle basi, come al solito. Dada nasce nel 1916 a Zurigo, il fatto è più precisamente in questo cabaret Voltaire, che fondamentalmente un po' vuole anche replicare quello che è un po' le serate futuriste, i bar futuristi, i luoghi futuristi, e infatti fondamentalmente il Cabaret Voltaire sarà luogo di performance, sarà luogo di ritrovo di tutti i dadaisti, anche se attenzione a chiamarli isti, perché comunque con gli ismi
non vanno molto d'accordo, e nasce a Zurigo nel 16, quindi inizia la guerra, e non è un caso che sia a Zurigo proprio perché Zurigo è in Svizzera ed è neutrale. Questa cosa, diciamo, è indicativa perché a differenza di altri movimenti, come abbiamo visto già, tipo il futurismo, le avanguardie russe, Dada si pone assolutamente, ciao Mattia, contro la guerra, contro tutto in realtà, ma a maggior ragione, cioè proprio loro, a differenza dei futuristi o degli avanguardisti russi, che comunque avevano sempre un po' questo ideale, no, dei futuristi della guerra, in Russia comunque, no, la rivoluzione, loro dicono basta, cioè basta, regà, la guerra è una roba di merda, si può dire merda, non lo so. Aiutarmi. Abbiamo molte volte, quindi vai pure. Quindi sì, al limite la eliminiamo e I'm fine in banana. Sarà una serata di merda. Questa sarà una serata di merda. Quindi dico, basta guerra, fine. Cioè, la guerra, secondo loro, era stata portata dalla società logica, dalla società della ragione, dalla società borghese, e quindi loro dicono, basta. E infatti, fondamentalmente, Dada su cosa si basa? Rifiuto della ragione, della logica, stravaganza, derisione di tutto ciò che era prima, derisione della borghesia, dei nobili, le barricate in piazza le fai per conto della borghesia che crea falsi miti di progresso, eccetera, eccetera, tanto per citare Battiato, e l'umorismo. Infatti loro erano molto irrispettosi, provavano disgusto verso le usanze del passato, ma non nel senso futurista, quindi cioè creare qualcosa per un nuovo ideale, no, loro basta, cioè andate tutti a fanculo. E loro appunto cercavano questa creatività in tutte le forme, i materiali disponibili, insomma. Non so se è anarchico un termine corretto, oppure secondo me sì, in un certo senso sì, ma anche sia politico che artistico, secondo me, anche perché addirittura c'è, insomma, estremo rinnovamento anche perpetuo e contemporaneo, diciamo, perché loro trotskisti, quindi no, trotskisti sì no. Loro erano no, scherzo, erano critici del, diciamo, del passato, ma anche delle stesse avanguardie del momento, cioè del futurismo e del cubismo, quindi insomma, esatto. Ah sì, ecco, loro nonostante poi prendano molto in realtà da cubismo e futurismo, poi effettivamente si dissociano, ecco, per dirla coi termini di oggi. E perché Caparezza i boh, no, per carità, mi dissocio, basta, smetto di fare questa live. Perché Caparezza ha fatto il dadaista? Spiegatemela questa cosa. No, ma perché comunque Dada viene dalla sua canzone, no? Questa cosa qui non la sapevo. No. Porca miseria, basta, mi dissocio. Cioè, scusate, mi manca la cultura mainstream, evidentemente. No, non la sapevo questa cosa. Scusate, non odio Caparezza, però quasi. Cioè, diciamo che secondo me non ha superato la fase adolescenziale, ma non in senso dadaista, ecco, in senso tipo... Se prima avevamo 0 follower, adesso ne avremo meno 5. No, ragazzi, dove sono gli hipster? Tutti qui gli hipster che odiano Caparezza. E scusate, adesso sto facendo una storia per dire che siamo in live e odiamo Caparezza. Sì, lo so, ma è brutto quell'album, cazzo, cioè è proprio osceno. Aspetta, scusate, scrivo in live a odiare Caparezza. Non so scrivere. Comunque, dove eravamo rimasti? Ah, ecco, quindi loro, cioè, sono, diciamo, anarchici su tutto, tant'è che anche il loro nome, che appunto non voleva essere un ismo, cioè voleva essere solo Dada, non doveva essere dadaismo, cioè anche il loro nome, diciamo, ha questa origine un po' giocosa, insomma, non è chiara, anche ognuno dava la propria interpretazione. Cioè Tristan Tzara, che appunto era il poeta, diciamo, fondatore del movimento, cioè lo definisce proprio come una parola senza senso. Addirittura criticano che i professoroni che già allora volevano tipo impegnarsi a trovare un'etimologia di qualche tipo, storica, culturale, cioè lui già prendeva in giro quelli che si adoperavano tanto per trovare un'origine al Dada, perché per lui era frutto di totale casualità, come il movimento andava bene così, illogica, no? Appunto, altri, tipo Hans Richter, dicevano che appunto era la derivazione della parola sì, quindi la ripetizione di... sì, in rumeno barra russo, insomma, slavo, quindi da.
Alcuni addirittura ipotizzano che ci fosse un rapporto con Lenin, perché si diceva che frequentasse il cabaret Voltaire, ma questo non lo so, comunque appunto Dada vuol Il suo dire. appartamento, quello dove comunque si era rifugiato, era di poco lontano, quindi è possibile che ci sono stati degli incontri, dei contatti. Ma Lenin non era molto contento di queste cose un po' avanguardistiche, quindi boh, magari si divertiva, per carità, non lo so. Magari paradossalmente preferiva il futurismo russo, non lo sappiamo. Boh, magari si faceva delle grosse risate, non lo so. Devo dire, cioè, c'è questa cosa che non è confermata comunque per ora che io sappia da nessuno, quindi. Boh, alcuni appunto, cioè diciamo la testimonianza più famosa è il fatto che loro abbiano aperto il vocabolario, abbiano trovato una parola a caso, tipo che voleva di cavallo a dondolo in francese, dada, penso che sia dada con l'accento, non so. E quindi questa è un po' l'ipotesi più accertata, ma appunto, a parte che la casualità avrà un ruolo importantissimo, però ecco, cioè, per rendervi conto del tipo di movimento che è, cioè già solo la discussione sul nome apre a grandi scenari, insomma, è molto, molto così, molto irriverente, molto toscano, se voglio. No, sto scherzando, Super sto Castle. scherzando. Esatto, amici miei, letteralmente amici miei. E quindi niente, appunto, se per esempio l'arte, erano oltretutto anche contro l'arte ufficiale, non solo tutta la cultura borghesia, quindi l'arte diceva cosa ha, cioè. L'arte sostiene, si fa il cubismo, si fa il futurismo, oppure si torna all'accademia, che ne so. Dada diceva B, cioè per qualsiasi cosa, è proprio l'opposto. Infatti, Un'anti-arte. diciamo, esatto, loro praticavano l'anti-arte, cioè non solo volevano distruggere l'arte, ma in questo senso, cioè, volevano anche distruggere loro stessi, cioè non volevano un ismo, loro volevano distruzione totale, proprio. Devasto, basta, non deve esistere più l'arte, cosa che in effetti, cioè, sono stati proprio loro in un certo senso a dare, diciamo, come posso dire, il via a tutta quella che è l'arte contemporanea, più Duchamp, però insomma sono loro che hanno Arte dato via postmoderna, si potrebbe dire. contemporanea, mettiamola così, quella che oggi si chiama arte contemporanea. Rocco, ho il microfono spento, quindi non ho Ci sono, sentito, ci sono. non so, mi sembrava che avessi detto qualcosa. Quindi niente, io a questo punto non so se vuoi introdurre te i manifesti, se no continuo a parlare io. Ma manifesti, non so, Perché io più che boh. altro volevo, non so. Mi viene da notare, non so se hai presente, Alfred Gerry, no? Perché comunque cioè, il dadaismo ha avuto questo tipo di influenze, però avevo trovato che comunque ci fosse questa influenza di questo tale Alfred Gerry, che era tipo un proto-surrealista, in pratica l'inventore della patafisica, non so se ne hai mai sentito parlare, che secondo me era interessante, perché... No, adesso... No, volevo spendere due parole giusto per questo, cioè, proprio per fare un'introduzione, perché Certo. comunque diciamo, il Dada ha avuto questa influenza ovviamente cubiste, futuriste, insomma, delle varie avanguardie, anche magari del fauvismo in alcune cose, tipo il primitivismo magari, però diciamo che di fatto c'è questa, cercando un pochino, si trova questa influenza anche nei concetti straordinari in questo Alfred Gerry, che è abbastanza importante proprio a livello anche teatrale, poetico, che è stato tipo appunto uno dei precursori del surrealismo, dadaismo e del teatro dell'assurdo. E mi sembrava interessante perché appunto questo personaggio è un po' particolare, è morto giovane, è un artista un po' maledetto, però insomma tipo, Chiaro. no, è francese, insomma, quel periodo, però diciamo ha fatto quest'opera teatrale molto interessante, che si chiamava Ubi Roy, scritto, non so come si pronuncia perché i francesi sono un po', non sono Penso molto sia ferrato, però Roa. insomma... Esatto, che praticamente adesso non vi sto a dire la trama perché sembra una perdita di tempo, però comunque fondamentalmente già introduce questi concetti tipo dell'assurdo, della parodia, insomma del teatro non teatro, di una critica molto sfrenata alla borghesia. E più che altro due cose volevo dire: cioè il fatto che diciamo in quest'opera teatrale ci sia un personaggio che è tipo un antieroe per eccellenza, che tipo è un insieme di vizi, cioè insomma avarizia, gola, violenza, insomma uno che appunto è una specie di proto-dadaista che ha un suo mondo immaginario nel quale afferma le proprie, diciamo, le proprie verità, diciamo appunto di piacere, diciamo, il proprio desiderio individuale senza curarsi delle conseguenze. Quindi uno molto, molto come dire, come si dire, satirico, no? Uno molto
appunto Gagliardo, no? E poi quindi già questa cosa dell'assurdo, perché poi ci sono questi elementi appunto strani che poi finiranno anche nel surrealismo, ad esempio. E poi la cosa della patafisica, che è tutta così interessante, ma cioè, non viene da patata, patafisica, è tutta una roba col greco. Comunque, in pratica, l'idea di base. Questo è l'esperto del greco, sei te. No, lascia stare, che c'è una pronuncia che ormai il greco l'ho preso. Messo io, ragazzi, devo studiare, non ho fatto il liceo classico, mi dissocio lascia stare qualsiasi cosa che sia il liceo classico. Lascia stare il greco, lascia stare. No, è comunque è interessante perché, ad esempio, c'è la realtà, diciamo, poi c'è la metafisica, e Jerry diceva che, come dire, la patafisica stava alla metafisica come la metafisica stava alla realtà. E la cosa interessante, perché lui diceva è che... tipo la quarta dimensione. Sì, no, ci torna molto questa cosa. Cioè diceva che era una specie di pseudoscienza, no? In pratica. Perché di fatto quello che era, ovviamente, non era una scienza empirica, era una cosa, un'elaborazione poetica, artistica, insomma, intellettuale. Che diceva che praticamente bisogna andare oltre la metafisica, che era appunto questo studio dell'universale, del sistemico, in favore di qualcosa, che adesso metto giusto un pochino la cosa per la serata, il germe, diciamo, lo studio del particolare, cioè del caso, no? Del fatto che per lui c'era sempre in ogni universale una specie di infrazione della regola che dimostrava che comunque era qualcosa di relativo, no? Anche qui vedi l'interesse per la particolarità, diciamo, lo studio delle regole dell'assurdo, dello strano, no? E ad esempio, tipo, anche c'era la patafora, che era tipo la versione patafisica della metafora, che era appunto un'ulteriore dimensione letteraria in cui se ad esempio tipo nella metafora si assume qualcosa che, diciamo, viene, come dire, paragonato a qualcos'altro per fare un paragone, nella patafora quella data cosa viene assunta come reale. Quindi, esempio molto pratico, se tipo due persone sono su una stessa panchina e la metafora è tipo si avvicinarono come due scacchi, la patafora assume già che in quella realtà indipendente loro sono due scacchi e agiscono come gli scacchi, cioè insomma loro dice proprio non li considera neanche più come esseri umani. E quindi questa cosa è molto interessante perché proprio pone quell'humus di voglia di finzione, di andare oltre la realtà, che ci sarà anche nel dadaismo. Volevo solo notare questa cosa perché è molto interessante. No, è super super, infatti. Non lo so, è sempre, in realtà è molto, secondo me questa quarta dimensione che hanno pensato, cioè è un po', secondo me, Abbott, hai presente, tipo, una sfera è la quarta dimensione del, secondo me è un po' tipo, diciamo, adesso lo diciamo, lo posso dire, è il convitato di pietra delle avanguardie del, no dai, adesso momento Saieva. Però sì, effettivamente ci torna praticamente dappertutto questa quarta dimensione mistica, sia a livello letterario che filosofico che scientifico, insomma. Sì, era anche spirituale quasi, anche se appunto... Alcuni la vedevano in modo teosofico. Esatto. E niente, sì, no, effettivamente, sì, ora sulla quarta dimensione secondo me possiamo poi dopo, e su altre cose, dimensioni noetiche, dimensioni patafisiche, insomma... Secondo me ce la vediamo un po' dopo con Duchamp, non so se lo vogliamo già introdurre ora o se continuiamo, diciamo, cronologicamente, ma io me lo terrei un po' in caldo perché è il mio amore, cioè io Marcellino veramente... È tipo, come si dice, il fenomeno della serata, insomma, dai, esatto. Il piatto forte. È il piatto forte, mamma mia, buonissimo. E nulla, so, ti chiedevo dei manifesti prima perché appunto... c'era un libro su Lenin Dada consigliatissimo, ok, con gli anno a leggere. Lo cerco e poi me lo leggo perché appunto sapevo di questa cosa ma non so esattamente poi, quindi me lo segno, lo leggerò dopo quello su Marinetti e Majakovskij. E nulla, ti dicevo dei manifesti perché appunto per leggere un po' anche quello che dicevano loro su loro stessi, volevo appunto magari focalizzarmi un attimo sul manifesto primo loro, quello del 18, anche se sono nati nel 16, di Tristan Tzara, che appunto, per farvi capire che erano anche contro gli altri movimenti a loro contemporanei, perché comunque loro ce l'avevano anche con la macchina, cioè... Vabbè, quel manifesto lì è un po' gliela tira al futurismo, perché comunque appunto fa capire che ce l'avevano anche con la macchina, con le certezze positive, col futuro in genere, quindi è un po' nichilistico, se vogliamo. Ce l'avevano un po', se posso aggiungere su una cosa, cioè ce l'avevano un po' anche, diciamo, con il fatto non che... Non mi devi chiedere il permesso, perché no, non chiedi? No,
Solo per dire che tipo già loro stavano sulle scatole del fatto che cubismo e futurismo stessero costituendo delle scuole di pensiero, anche se erano nati da poco. Cioè, già loro questa cosa rompeva, insomma, per dire. Basta, infatti. Ma in effetti il fatto che loro comunque si rinnovino e siano abbastanza contraddittori, cioè, ci sta, non è una cosa tipo Stanis che dice Stanley Kubrick era un fallito perché ha fatto tutti i generi perché non riusciva in nessuno, mettiamola così. Cioè, effettivamente sembra nichilista, sembra un po' distruttivo, cosa che sicuramente lo è. Però più che altro loro volevano, diciamo, allargare la sensibilità dell'uomo con qualunque mezzo, cioè anche con quelli tecnologici, però comunque non erano così fiduciosi. Cioè, noi si sperimenta tutto, poi insomma, cioè, senza focalizzarsi su niente, senza credere ciecamente in qualcosa. Insomma, per loro era importante, diciamo, non Non elevare degli dogmatizzarsi, idoli. ecco. Esatto. E infatti c'è appunto questo pezzo che è buffo del manifesto del 18, che forse è anche un po' contro i futuristi, dice appunto Zara, dice: scrivo un manifesto e non voglio niente, eppure certe cose le dico e sono per principio contro i manifesti. Quindi manifesto sì, lo scrivo, ma sono contro, però Poi non voglio dice che. niente. Dice che per fare i manifesti bisogna affermare A, B, C come concetti, puoi dire tante piccole volte A, B, C, ribadirli, quindi anche qua c'è tipo una specie di frecciatine a questa visione programmatica in cui diventa tipo quasi politica, no, l'arte. Cioè, Eh si sì, tirano delle gran frecciatine loro, diciamo, per così sì, dire. infatti, cioè, ce l'avevano, se non sbaglio, anche questa cosa, che erano per scrivere i manifesti devi essere violento, non lo so, c'era una cosa del genere che insomma era un po' una frecciata, secondo me, a Marinetti. Ora non me lo ricordo di preciso cosa Ma è c'era possibile. scritto. Cioè, c'era una cosa sul fatto che appunto il manifesto è violento. E tra l'altro in realtà Zara poi ne scrive un altro, che è il manifesto del signor Antipirine. Antipirine si dice secondo te? Antipiruin, non lo so. Non lo so, io leggo Antipirine, Antipirine, non lo so, Antipirine, scusate. E in questo manifesto, tipo, lui dice anche basta all'amore per le novità, ormai è già un principio che è invecchiato, e lui dice appunto in questo manifesto: sono contro ogni principio e a favore della contraddizione. E qui comunque c'è un passaggio importante, perché appunto dice che l'arte cioè ognuno può fare arte come gli pare, non importa essere artisti, dipingere o fare certe cose, ma anche cubisti, futuristi, cioè ognuno fa quello che gli pare. E quindi poi la conseguenza fondamentalmente è che ogni opera è inutile. E appunto lui teorizza la morte dell'arte, però a vantaggio della vita, perché la vita fondamentalmente è più interessante dell'arte, mettiamola così. Tra l'altro, tipo, è anche una cosa, diciamo, è una specie di violenza artistica, però anche non violenta, perché, tipo, giusto per dire, cioè in alcuni punti, ad esempio, lui dice che, comunque non mi ricordo in quale dei due manifesti, comunque nei primi due, ribadisce diverse volte che comunque lui, anche successivamente, poi, che lui non ha interesse a imporre il proprio punto di vista, cioè che i dadaisti non vogliono, cioè lui non vuole convincere le persone, insomma, lui, nel senso, il dadaismo vogliono distruggere, 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 ma... Non è quello stesso tipo di violenza un po' bellica, appunto, diciamo prima, dei futuristi, che vuole imporre questo nuovo tipo di ordinamento. Loro lasciano, diciamo, hanno questa idea anche di lasciare spazio tipo alle molteplici individualità, si potrebbe dire. Quindi sono più tolleranti, magari sotto questo punto di vista. Non so cosa ne pensi. Ma in effetti, se non sbaglio, cioè, comunque c'era anche una specie di riferimento, tra virgolette, al buddismo, comunque a come posso dire, contrapporre l'arte attiva a una contemplazione passiva. Cioè, come posso dire, cioè, cioè, non deve essere una corsa, un ismo, un obbligo, una distruzione, un qualsiasi Questa cosa. Cioè, cosa di spontaneità, di insomma, la carica, anche lo stesso fatto di prendere gli oggetti in modo spontaneo, l'happening, anche le cose lì. esatto, cioè chill out proprio, molto easy, zio, voglio dire. Infatti il nostro capo dei sgraboni, Marcel Duchamp, è anche il capo dell'antilavorismo. Grazie Marcel, ti amo forever, non lavoriamo insieme per sempre.
Neghiamo l'entropia. Esatto, neghiamo l'entropia, basta, non lavoriamo, non scaldiamo, lasciamo tutto così. E no, su questo poi ci dobbiamo tornare dopo con le macchine. E quindi niente, appunto, alla fine i manifesti li fanno, e perché in effetti comunque alla fine riprendono anche un po' dal futurismo, cioè nonostante loro poi si neghino, però chiaramente, cioè, come posso dire, loro li prendono, ma cioè dicono ok, vabbè, esistono, li prendiamo, ma poi ci facciamo quel che vi pare. Infatti dal futurismo prendono anche, diciamo, la cosa che prendono di più appunto sono le, diciamo, le espressioni verbali, poi non proprio le parolibere, perché comunque effettivamente anche se avevano le parolibere erano sempre comunque molto più, un po' meno libere di quelle dei futuristi, poi soprattutto le parolibere, diciamo, sono più concentrate secondo me in Germania, però stasera non parliamo del tedesco, ne parliamo nella prossima puntata, perché diciamo è molto più, secondo me merita una cosa a parte, perché è molto politicizzato, ed è molto interessante appunto dai punti di vista verbali poetici, ecco, infatti, cioè, appunto, anche qui erano molto importanti, però diciamo di là c'è stato Kurt Schwitters, che effettivamente... Mamma mia, ragazzi, cioè, da vergognarsi, ma io dove vado? Non mi pigliano nemmeno a dirigere Pompei, infatti prendono tedeschi. Vabbè. Appunto. E anche qui fanno un'operazione tipo quella dello Zaum, delle avanguardie, appunto riportando le parole alle origini, quindi, ma come la parola dada in effetti, quindi balbettii infantili, vocali, cantilene, e non so se volete sentire, cioè io vi consiglio, adesso ve lo scrivo, ci sono delle cose su YouTube che potete trovare, appunto proprio delle performance loro. Ora vi scrivo i titoli, c'è cioè tipo Caravane, che sono loro che dicono caravane, 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 continuamente, oppure la mia preferita, ve lo dico, è, aspettate regà che mi copio il nome, che è Gajiberi Bimba, è bellissima, io la amo. Tra l'altro, appunto, loro riprendono un sacco l'happening futurista, perché poi fanno delle serate, fanno letteralmente delle serate al Cabaret Voltaire, dove declamano queste poesie, queste cantilene, o fanno degli happening, delle performance. Infatti, se si trovate appunto su YouTube, ci sono anche le foto dell'epoca dove c'è tipo Ugo Ball, credo che si dica Ball perché non è inglese, ma... correggetemi se sbaglio, tipo Paul Klee che si legge Klee, Sì. e vestito tipo da, non so, sembra l'uomo di latta come si chiama, quella, cazzo, del Mago di Oz. E quindi, tra l'altro, questa cosa a me mi ha sempre fatto ridere, perché non so se conoscete i Talking Heads, dovete conoscerli, spero che li conosciate. Loro effettivamente poi nei loro album... prendono. Tipo, se non sbaglio, anche in Zimbra, nella loro song, insomma, loro erano abbastanza... Poi, vabbè, chiaramente, come al solito discorso, sì, l'importanza delle avanguardie per la musica sperimentale, bla 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 bla, ma questo poi lo rimandiamo ai futuristi e quando faremo la puntata su John Cage e altre robe Musiche pallose. avanguardose. Musiche avanguardose. Niente, Poi tra raga. l'altro, no, che poi voglio dire che poi tra l'altro in quella stessa che quella foto che hai citato dove c'è lui vestito da uomo di latta. Se non sbaglio, era tipo durante una performance, sì, dove comunque lui Vabbè, insomma. diceva tipo che a un certo punto si era sentito tipo avvolto da quest'aura mistica perché si sentiva tipo pronunciare queste parole di nonsense tipo un po' tribale, un po' arcaico e diceva che si sentiva un po' spiritualmente tipo una specie di figura sciamanica, no? Aveva proprio raccontato che sentiva come se stesse pronunciando una specie di omelia, no? Una preghiera, qualcosa.
Eccola la spiritualità del Dada. Sì. Però in realtà ora che non ci penso, effettivamente ha un che di Joseph Beuys, non so se... Vabbè, ma poi ne parleremo. Joseph Beuys, il nazi, che posso dire questa parola? O la è N parola? La N... Dire. No, vabbè, perché... E insomma, il nazi che poi si è rinvenuto e è diventato ambientalista. Il primo biofascista il Partito Verde di nazisti. No, vabbè, poi questo ne riparleremo un'altra volta. E niente, io se volete mi inizio a farvi vedere delle immagini, soprattutto per sviscerare un attimo di cose. Non so se te, Procco, ti vuoi agganciare, partire un attimo con... Però... Ma non lo so, magari non so se vogliamo parlare dopo quel discorso che mi ha fatto prima della quello live. Della merda? No, quello ancora dopo. No, dicevo quello dell'irrazionale, cioè non so se vogliamo tipo accennare il fatto di... appunto che ci fosse questa dimensione sì, un po' della... Dai. Vabbè, allora lo faccio molto in breve, insomma. Cioè che non comunque fai in breve, generale... cioè c'è da chiacchierare, dobbiamo da stare dai, qui. Ci provo. Che, insomma, dai, che in generale in tutto il movimento Dada ci fosse, non so come dire, questa carica di... Beh, intanto, durante bisogna assolutamente dire che durante tutte le loro performance, le loro serate dadaiste, ci fosse questo grandissimo amore, interesse per la... sia per la musica, la musica africana, no? quella tribale, un po' con questo gusto esotico, sia contro, con anche per i costumi, le maschere. Infatti ci sono diversi, anche diversi tipo costumisti del Dada, riprendevano questi motivi un po' tipo di maschere africane, tribali, no? Perché proprio c'era questo motivo, si potrebbe dire, dietro, che diciamo aveva la sua radice nel... perché fondamentalmente i dadaisti sono contro la logica, no? Cioè, perché loro... Ok, ho capito, faccio il ragionamento. Loro, dai, diciamo, loro odiavano fondamentalmente quello che magari si potrebbe dire da Kant in poi, cioè tutto quel grande apparato tipico occidentale del logica, empirismo, eccetera, e anche gli imperativi morali. Loro ce ne hanno a morte con la morale, ma non che fossero degli amorali, vabbè, adesso spiego. Perché fondamentalmente cosa dicevano loro? Cioè anche nei primi manifesti, loro affermano che tutto questo grandissimo impianto logico di sistemi preordinati, sistemi scientifici che si propongono di essere universali, che si propongono di appunto inglobare tutto, queste varie filosofie, che addirittura in una poesia dice che le filosofie non sono altro che dei boom boom individuali, cioè ognuno ha il suo boom boom filosofico che è chiuso un po' in se stesso, perché appunto è un po' autoreferenziale. Scusa, dicevi? No, diciamo, sto salvando una cosa ora. Ah, ok. No, vai. Comunque, cioè, questo rifiuto della logica, cioè, come dire, loro davano la colpa della guerra, del conflitto, a questo, perché dicevano che le filosofie, nel loro svilupparsi così appunto in questi ordinamenti fissi, con queste pretese di universalità, diciamo anche un po' per, se potessimo uscire un attimo filosoficamente a considerare, diciamo, le lacune intrinseche nel linguaggio, no? Appunto nella comunicazione con l'altra, perché alla fine, diciamo, quando uno comunica con un'altra persona è sempre un po' inaccessibile, perché uno non può mai sapere cosa pensa effettivamente l'altro, e non potrà mai saperlo, perché purtroppo per adesso non c'è la comunicazione mentale, purtroppo, mind reading, purtroppo, bisogna accelerare. Sarebbe no, troppo più facile, esatto, bello comunicare. Ci sarebbe meno guerra. No, infatti loro, cioè, hanno questo senso di dire che la morale, la logica, sono tutti dei prodotti, ma li intendono negativamente, dei prodotti maligni della ragione, che generano il conflitto, perché ognuno si chiude nel loro... Sono appunto, della ragione genera mostri. Esatto, perché loro credono appunto che la guerra sia generata da questo conflitto inevitabile di incomprensioni, no? E tra l'altro vorrei notare come, tra l'altro, in questo periodo ci fosse Wittgenstein, che comunque è abbastanza famoso, un filosofo del linguaggio, molto concentrato sul linguaggio, cioè fondamentalmente è un filosofo che parlava del fatto che per lui, cioè, uno che tra l'altro voleva risolvere la filosofia a modo suo, cioè credeva di aver risolto la filosofia, no? Perché lui diceva fondamentalmente che, tra l'altro, stesso periodo, diceva che la filosofia per lui era tutte le incomprensioni, tutte le dissidi filosofici erano incomprensioni linguistiche, no? Venivano da incomprensioni di tipo linguistico, cioè sistemi che risultavano incompatibili per il modo in cui esprimevano le cose, ma di fatto... E poi tra l'altro qua c'è anche una cosa mezza buddista, perché un po' tipo i buddisti dicono che in realtà tutte le religioni sono esatte a modo loro, bisognerebbe solo conciliarle, no? Quindi anche qua effettivamente quello che hai detto sul buddismo, dadaismo, può tornare.
e cioè il fatto che appunto si chiudessero questi compartimenti stagni di sistemi filosofici ordinati, ognuno con la sua logica e la sua pretesa di verità, e si scontrassero in qualcosa di violento, cioè che poteva essere una frustrazione di tipo appunto di comprensione che finiva nell'omicidio, nella guerra, qualsiasi cosa, insomma. C'è questo oggetto di desiderio che era inarrivabile, e quindi tornavo un attimo a noi, cioè, diciamo, riducendo un po' il tutto in modo un po' più terra-terra. Cioè, cos'è che dicevano i dadaisti? Loro riconoscevano questo fenomeno e, non trovando, diciamo, una soluzione migliore, che cosa pensavano? Che loro volevano, diciamo, abrogare questa... cioè, loro, come i futuristi, loro criticavano un pochino i futuristi, secondo me, in questo senso, perché loro, al declino della società occidentale, in questo senso, volevano porre una specie di ottimismo un po' artificiale, un po' illuso della macchina, del progresso, che però... secondo i dadaisti non si discostava dalle problematiche fondamentali della società occidentale. Quindi loro cosa volevano fare? Volevano ritornare all'arcaico, all'antico. Infatti loro dicevano che apprezzavano l'arte tipo pre-mercantile, no? Quella che non era stata ancora mercificata, non era stata ancora messa sul mercato e, insomma, messa sotto giudizio. Quindi amore appunto per l'arte africana, egizia, gotica, bizantina, non lo so, appunto, che però loro vedevano una dimensione irrazionale, cioè che bisognasse combattere la civiltà occidentale con il suo esatto opposto, cioè senza compromessi, cioè con l'illogicità, l'infantilismo, anche appunto, anche da lì, da appunto tutto questo ritorno anche alla follia, alla merda, e quello dopo, che loro dicevano di essere appunto dei briganti folli che distruggevano i secoli, perché per loro bisognava distruggere necessariamente queste basi per uscire dalla logica violenta, insomma. E poi magari questa cosa torna anche fuori dopo in alcune opere, non so se... però a grandi linee anche tutto questo voglia del rituale, perché comunque loro vedevano la logica che va tolta, quella dimensione misteriosa e magica, interessante dell'uomo, che... La perdita, sì, dell'aura, praticamente. Esatto, perché anche appunto legato alla patafisica, cioè loro cosa dicevano? Loro amavano il particolare, nel senso lo strano, no? E quindi avevano un po' questa sorta di insofferenza per le ideologie onnicomprensive, insomma, sistemiche. Anche la stessa dialettica, cioè loro la criticavano, perché secondo loro in ogni procedimento dialettico e in ogni caso si sarebbe giunti comunque a una conclusione che rispecchiava la premessa di chi ha formulato quella dialettica, quindi, cioè, erano anche un po' avanti in questo senso, nel senso che vedevano già questo problema di autoreferenzialità nei sistemi filosofici. Vabbè, adesso mi fermo qua, perché sennò sono... Cioè, ma figurati, tanto, cioè, comunque, noi siamo qui, voglio dire, sono le 10:09, tanto qui la gente non dorme, evidentemente, gli unici che dormiamo siamo noi, andiamo a letto presto, perché noi siamo controcorrente, perché... ci vogliono giovani, i giovani devono fare le ore piccole, invece no, io voglio dormire come le galline. Devono essere attivi. Allora, adesso vi faccio vedere, questo è Hugo Ball, che vedete qui c'è anche la cantilena, che però non vi sto a leggere perché mi vergogno, però comunque, vabbè, potete, non so se ci leggete, ho scritto anche tipo Alongo Bung, Blage Bung, Blago Bung, tipo il mio nonno mi raccontava questa una canzoncina tipo Bingo Bongo stare bene, solo Bongo non mi muovo, non ho una cosa del genere. Comunque. Era dadaista. Comunque, cioè, se ne vogliono un'idea, su Spotify, cioè, comunque c'è, se cercate tipo Schwitters, ci sono tutte le sue canzoncine, quindi per farvi un'idea ci sono. Sì, anche su YouTube. No, non ci leggo, anche perché non si legge bene. Ora, io, ragazzi, non mi fate avvicinare più di tanto, però non si legge bene, ma... una sera faremo tipo una serata di declamazione di poesie futuriste e dadaiste. Che ne pensi, Crocco? Insomma, una serata di solo quello, nessuna spiegazione, nessun contesto. Esatto, bellissimo. Un happening, perfetto. Ok, questo ce la teniamo, dopo me la segno. E poi dopo il pubblico ci può anche aiutare, facciamo una cosa interattiva. Ok, vogliamo i vasi dell'Italia che piange? No, per carità, quelli sono too much. Allora, sempre per restare in Dada Zurigo, questo regà, che sembra una cacata, voi direte voi, in realtà è Jean Arp, e sono i quadrati disposti secondo le leggi del caso. Ecco, io questa cosa qui l'ho scelta perché secondo me è molto significativa di quello che è il Dada, e siccome sapete che a me piace un po' l'arte, la scienza, abbiamo detto futurismo, quarta dimensione, cubismo, quarta dimensione sbagliata, futurismo, quarta dimensione giusta, grandi futuristi, energia, eccetera, eccetera.
Il dadaismo invece, diciamo, pone molta importanza a quello che è il caso, e infatti, diciamo, questa cosa qui che poi farà anche Duchamp, ma cioè con una finezza mentale ulteriore. Vabbè, fondamentalmente questo Arp, che poi dopo in realtà diventerà, comincerà a fare delle sculture, però ecco, i suoi primi dipinti, che poi non sono dipinti in realtà, le sue prime opere, sono le opere, insomma, del periodo dadaista, sono queste, dove lui appunto ritagliava dei... cosa ho detto? La? Non lo so. Ho detto qualcosa di male? E praticamente lui tagliava queste dei fogli a forma di quadrato e li lasciava cadere sulla tela. E poi li attaccava, diciamo, così come erano caduti, mettiamola in questo senso qui. E effettivamente, diciamo, se secondo me, se appunto la parte, diciamo, pittorica, quindi futurismo, cubismo, possono scindere un po' la quarta dimensione, cosa che in realtà fa anche Duchamp, perché ci lavora molto anche lui, secondo me i dadaisti arrivano oltre e arrivano un po' a quello che è, no, meccanica quantistica, questioni di probabilità, leggi del caso... Insomma, cioè, nella loro arte c'era molto aleatorio, tipo anche il fatto di riprendere i cose del giornale, poi rimescolarli e fare le poesie così. Ah, quello sì, senz'altro, però cioè, poi vabbè, poi anche con l'ala tedesco vediamo che anche Schwitters, insomma, si darà da fare proprio su questa cosa qui. Però appunto Arpa mi colpisce perché appunto scrive la legge del caso che racchiude in sé tutte le leggi e resta a noi incomprensibile come la causa prima onde origina la vita può essere conosciuta soltanto in un completo abbandono all'inconscio. Lo affermo che chi segue questa legge creerà la vita vera e propria. Ora, lui, secondo me, a differenza di Duchamp, che è un po' più ragionato e scientifico, mettiamola così, la butta un po' sull'inconscio. E quindi, perché comunque adesso Procco, se vuoi te la lancio proprio, i dadaisti, subito. come dire, c'avevano qualche rapporto. Non a caso tanti dadaisti diventeranno poi surrealisti, tipo Arp o tipo Ernst, che tra l'altro appunto faceva lavori all'inizio. Non so se avete presente Ernst, comunque è un pittore surrealista, e all'inizio comunque lui faceva questa, nel suo periodo Dada, faceva questo genere di opere, appunto questi, diciamo, fotomontaggi, ok? Sì, perché erano letteralmente fotomontaggi con la sua lettera. Anche lui si affidava al caso, quindi tipo gli sfondi li faceva mettendo il foglio, diciamo, sopra una parete con una texture, quindi magari ruvida e assorbendo, diciamo, poi sotto la texture. Comunque questo è un altro discorso. Tanti entrando nel surrealismo, quindi la componente freudiana, mettiamola così, diciamo freudiana, comunque dell'inconscio, nonostante poi loro dicano siamo contro tutto, c'è ed è presente soprattutto dai loro scritti e dai loro manifesti. Infatti Le qui c'è, fasi freudiane. esatto, qui c'è un assist, diciamo, sulle varie fasi freudiane. Insomma, non so se questa cosa è accertata, ma immagino di sì. Ne parlavamo prima con Procco, appunto, insomma, ci sono un po' di Procco, avanti, Vado, allora, adesso vai. arriveremo alla parte forse più oscena della serata, ma ve l'avevo detto che è stata una serata di merda. No, no, siamo alla parte cinepanettoni. Ma no, insomma, il fatto è che, allora, cioè, come dicevi tu giustamente, c'è questa idea freudiana, perché ovviamente, cioè, come ho fatto parallelismo con Wittgenstein, come se ne potrebbero fare con Nietzsche, con l'idea del nichilismo, morte e valori, ma se ne posso fare anche con Freud, perché comunque il periodo di grande rivoluzione era quello. C'è anche la stessa meccanica quantistica, periodo di Einstein, no? Cioè, diciamo che queste avanguardie Un po' prendono a dopo, piene mani dai penso. movimenti. Sì, no, un po' dopo, però comunque c'è questa idea di quarta Nell'aria, dimensione, è l'ologia. sempre nell'aria, come dice anche Duchamp in tutte le interviste, questa cosa era nell'aria. Beh, ma è vero. Sì, no, il clima era quello, infatti. E poi, tra l'altro, piccolo inciso, cose interessanti, che poi magari, non so, penso che torneranno spesso nelle nostre serate, c'è cioè il fatto che Duchamp, ad esempio, guarda spesso a posteriori quello che le cose che ha fatto, diciamo, nella sua carriera artistica, e che magari pensava come frutto di una cosa spontanea individuale, ma poi si rende conto che erano frutto di 3.000 influenze, cioè anche qua tutto, insomma, un tema anche un po' di libertà creativa che c'è fino a un certo punto, perché comunque le condizioni importano. Però, insomma,
tornando, diciamo, a quello per cui sono stato interpellato. Cioè, no, fatto sì, delle... esatto, cioè, siccome ne avevamo parlato prima, io te lo lascio volentieri questo assist. Però, diciamo, la cosa di Freud, perché comunque, diciamo, si potrebbe azzardare un paragone col fatto che, ad esempio, in Freud comunque ci sono le varie fasi dello sviluppo del bambino, che ci sono ovviamente la fase orale, poi la fase anale, fallica, eccetera, insomma, dopo ci sono anche le altre fasi dello sviluppo, e si potrebbe dire, diciamo, azzardare appunto che, tornando, riprendendo quella cosa che dicevo prima, sulla illogicità, irrazionalità e voglia appunto di purezza, e non a caso appunto Freud nella fase anale la descrive, che è la seconda fase appunto, come la fase in cui il bambino, diciamo, defeca, perché comunque scopre la possibilità insomma, di espellere, di purificarsi, e quindi non so come posso dire, di pulirsi di delle cagare. Storie di cagare, diciamo, come dobbiamo dirlo, di cagare, e generalmente a livello psicanalitico freudiano questa è intesa come la fase più caotica, più irrazionale, cioè non saprei come dire, insomma, quella, diciamo, che viene dopo la fase orale. L'organizzazione orale, cioè il fatto della dopo la masticazione, l'incorporazione, cioè questa viene un attimo vista come sì, c'è un'attività appunto di anche contatto con il mondo esterno, vabbè, comunque rimane il fatto che appunto questa fase è solitamente legata con questo irrazionale, mentre invece la fase successiva, quella fallica, generalmente, cioè, viene interpretata, cioè, lo sviluppo, cioè, nel maschio, diciamo, del fallo, come, diciamo, anche ad esempio il padre nella famiglia è colui che porta il fallo, nel senso che è colui che porta l'autorità, cioè il simbolo della, come si può dire, della potenza virile, della potenza maschile, quindi autoritaria, e non a caso nella fase fallica, cioè la fase orale e anale, diciamo, sono dominate dall'ess, cioè che appunto la parte più caotica, spontanea anche qui della persona, mentre invece quella fallica dal superio, cioè che è quello che, diciamo, controlla, che razionalizza, che amministra, che è appunto quello da cui scaturisce poi il paternalismo, si potrebbe dire, no? E anche tutta la storia del complesso di Edipo, adesso non sono qua per fare psicanalisi, però immagino che abbiate presente. Ecco, si potrebbe azzardare il fatto che i dadaisti, un po' intuendo più implicitamente, esplicitamente, il fatto che la società del momento fosse ovviamente dominata nel senso fallico, nel senso che appunto anche nell'arte c'era questa dominazione paternalistica della logica, appunto mi ricollego assolutamente a quello che ho detto prima, cioè di canoni ben precisi, delle norme repressive, cioè che poi è una cosa che tra l'altro tornerà ovviamente dopo anche nel 68, cioè la lotta a questo paternalismo repressivo che impone la legge dall'altro in favore di una trasgressione libertina, anarchia del principio proprio liberatorio di piacere, anche appunto ritorno al principio di piacere, cioè tutte queste cose loro ponessero infatti nei loro manifesti torna spesso l'orinare, il defecare, il cagare, la diarrea, cioè, loro è pieno di queste cose. Sbinciano, cagano, sburrano nei pantaloni. Memiamo tanto, ormai è inevitabile. Cioè, questa cosa fondamentalmente c'è, perché loro lo vedono come una sorta di defechiamo la cultura della paternalistica, logica, eccetera. Noi vogliamo purificarci. Cioè, quindi qua, anche qua, fa ridere perché i futuristi vedevano la purificazione della guerra, no? Il bellicismo, che anche qua si vuole dire, diciamo, si vuole essere onesti, perché comunque secondo me è la parte più criticabile del futurismo, il bellicismo. Cioè il fatto che questa loro cultura, in realtà, secondo questo tipo di analisi, rientra, no? Nella cultura appunto del fallo paternalistico e superiore, cioè l'ordinamento della guerra, l'uomo virile, anche tutto il machismo, no, futurista, per cui cioè se l'uomo che fa la guerra, che impone la sua volontà di potenza, invece qua per i dadaisti la purificazione è una cosa puramente, cioè, individuale, ma nel senso ok, loro si purificano cagando, va bene, perché loro vogliono cagare via tutta la cultura, depurare, oppressiva, liberarsi, no, l'atto liberatorio di quando sei il cesso, cioè non saprei come metterla in modo più chiaro, ecco. Penso che mi memeranno a vita per questa cosa. Eccoci alla zanzara di oggi. Esatto. E comunque sì, cioè in effetti l'elemento corporeo, diciamo, non era molto presente, diciamo, anche se poi effettivamente magari nel surrealismo si svilupperà un po' di più sul sessuale. Se non sbaglio, aspetta, avevo anche un'immagine di... invece tra l'altro, avevi anche la cosa delle macchine sessuali, mi pare. Esatto, infatti volevo dire, cioè, vabbè, tipo che Ernst, questo qua che stiamo vedendo adesso, effettivamente lui un po' tipo dava questi titoli, tipo grande ruota ortocromatica che fa l'amore su misura.
E però appunto fa ridere perché comunque la parte sessuale, diciamo, spesso è associata a quella delle macchine. Qui in realtà ci spostiamo in Francia, è quello che è poi non più New York, cosa che farà Duchamp, ma Duchamp chiaramente, come al solito, cioè noi adesso continuiamo a dire Duchamp, 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 e poi non lo trattiamo, secondo me non ce lo dimentichiamo. Comunque Crucciami dadaista mi piace troppo. Beh, in effetti la zanzara, beh, dai, tra l'altro non so se hai visto, regà, non so se avete visto l'altro giorno cosa è successo alla zanzara, non so, ha chiamato tipo uno da Bologna e per mezz'ora ha tipo continuato a insultarli. Credo sia la norma in quel tipo. Sì, sì, ma lui era proprio pazzo, voglio dire, cioè era proprio veramente, ha fatto un ottimo show, devo dire che anche Cruciani era bello contento, anche Parenzo che tentava di dire, vabbè, insomma, questo è stato... Parenzo, senti qua, Parenzo è il superio, Cruciani è l'S che cerca di portare okay, questo bisogna segnarsi. Esatto, e l'io è l'ascoltatore poverino che dice, ok, esatto, che faccio, mi cago nei pantaloni come Cruciani oppure tengo una dignità facendo finta di essere Parenzo. Esatto, e poi anche Parenzo, diciamo che a volte con la dignità anche lui, vabbè, diciamo, vabbè, se no non sarebbe lì a fare la zanzara, non so. Esatto, lui è super io, è il programma. E lì sono i produttori, chi ha inventato, vabbè, insomma, di cosa stavamo parlando? Della macchina, del grottesco, ah, sì, del ecco, corporeo. Entriamo nel corporeo, infatti ne approfitto perché appunto il cagare, il pisciare non sono le uniche cose che fanno i dadaisti, ma soprattutto nella parte, diciamo, francese, che poi si trasferirà a New York, abbiamo un po' queste macchine celibi che, vabbè, poi Duchamp le fa celibi e quindi è geniale. Però io partirei da Picabia, che io lo trovo abbastanza ridicolo in realtà, però fa ridere, tanto stasera va così. E Picabia praticamente fa lo stesso percorso di Duchamp, cioè Duchamp fa questo percorso fondamentalmente. Prima fa il pittore, è un po' fauve, poi è un po' cubista, e poi dopo inizia, diciamo, con sia con i ready made sia con le sue opere, appunto, che studierà poi, tipo Grande Vetro, Macchine Celibi, eccetera eccetera, e quindi iniziano tutti e due a disegnare macchine, tutti e due vanno a New York. E appunto, cioè, lui era proprio, secondo me, livello basic, non so, livello cinepanettone. Ora se lo trovo, regalo, lo trovo. Ah, eccoci qua. E abbiamo... Oh, regà, no, l'ho perso. Ecco la donna, voilà la femme. Cioè, e praticamente la produzione di Picabia era fondamentalmente fare delle macchine, dei bulloni, che basicamente, cioè, passatemi, non so come dirlo più terra terra di così, ma cioè questa è la donna, perché fondamentalmente c'è un pistone che va dentro il buco. Cioè, il ridere. Capito? Boh, cioè, per carità, io lo capisco. Esatto, io capisco, scusate, non voglio, cioè, poi chiaramente ha fatto anche tante altre cose, Picabia, cioè, anche con... Ah, era anche voluto, insomma, questo tipo di atteggiamento. Sì, era anche voluto, cioè, sicuramente all'epoca, però, capito... Non lo so, Duchamp c'ha quella finezza un po' più, non lo so, sulla macchina celebre, sull'antilavorismo. Duchamp, anche in quella, adesso non mi ricordo esattamente il nome, forse tu te lo ricordi, quello del vetro, no? Della sposa. Sì, anche sì, lì sì. C'è tutta una questione sull'erotismo molto più complessa e raffinata. Esatto, e lui, insomma, era un po' Picabia, era un po' così, diciamo, andava sulla riga delle macchine, però, cioè, capito, bullone e buco. Oppure ce n'è un altro, tipo anche lì, che effettivamente mi sembra tipo, si chiama tipo il ragazzo, insomma una cosa del genere, che fondamentalmente è una vite che gira su se stessa, quindi masturbazione, però voglio dire, secondo me, bene, ma cioè, diciamo un po', mettiamola così, ora ragazzi faccio questo paragone un po'... Diciamo, lui è un po' i cinepanettoni e magari Duchamp forse è un po' più, non so, Amici miei, mettiamola così, un po' più un film, diciamo, da ridere, un po' più serio, ecco. E per carità, poi dopo appunto
Picabia, a differenza di Duchamp, cioè Duchamp poi a un certo punto dice vabbè basta pittura, mi sono rotto il cazzo, voglio giocare solo a scacchi. Invece lui continua e come tutte le persone fondamentalmente che sono in questi nelle avanguardie, c'è questo ritorno all'ordine, quindi si ritorna alla pittura vera e propria e poi si passa al surrealismo, più o meno, e quindi fa cose tipo, raga non lo trovo, La donna dei fiammiferi, che secondo me è molto bellino questo. E anche lui appunto prende diversi oggetti un po' della vita quotidiana, quindi come fiammiferi, bellino, però ecco ragazzi, cioè, se vi devo dire la mia opinione, parliamo di Duchamp, che è il mio cuore, il capo degli sgravoni, non lo so, vogliamo subito parliamo di Duchamp allora, vai, sì, ci mettiamo nel... ci mettiamo so, no, se vuoi cominciare tu con quel discorso sulle macchine che mi hai fatto, che è stato interessante, cioè con il fatto della meccanica quantistica, poi magari dopo sviluppiamo un po', non lo so come... Allora, vabbè, se vuoi possiamo anche partire da lì. Allora, diciamo che appunto mi leggo un attimo a quello che abbiamo detto prima sul caso di Arp, il quadro secondo leggere il caso, e questo per farvi capire la raffinatezza della mente. Ora, partiamo dal presupposto che Duchamp veniva da una famiglia borghese, erano in tanti e comunque si potevano permettere, aveva già dei fratelli anche molto grandi, che erano già in dei circoli culturali, quindi lui finanziava. Il padre finanziava, ma lo sai cosa? Il padre finanziava, però praticamente tutto lui si registrava tutti i soldi che dava ai figlioli e poi glieli toglieva dall'eredità. Ah, è vero, sì, 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 avevo visto. Ma perché lui dice che era un metodo tipicamente francese, questo. Questo non lo so, però lo ho so. Letto questa cosa, infatti dice che tipo il suo fratello, uno dei suoi fratelli, non ha ricevuto nulla di eredità, mentre tipo la sua sorella che stava in casa, un sacco di soldini. Comunque... E quindi diciamo che Duchamp sicuramente ha avuto il modo e la maniera di stare in dei circoli culturali, pensare alla quarta dimensione, tra l'altro mi fa ridere perché lui nelle interviste dice le stesse cose che dice tipo in Flatlandia Abbott e Pavlovsky, se non sbaglio, comunque sempre queste cose della quarta dimensione, quindi la sfera è un oggetto a quattro dimensioni in una che noi vediamo in tre dimensioni perché non siamo capaci di vedere la quarta e altri... scorsi episodi. Esatto. E quindi, appunto, mi fa ridere perché lui fa finta di niente, però dice nelle interviste successive, però si capisce benissimo che ha letto queste cose. Quindi lui c'era molto a contatto e anche le leggi del caso, lui le faceva in modo molto più, come posso dire, cioè molto più matematico, se vogliamo, molto più ragionato. Per esempio, lui fa tre rami di tipo, aspettate raga, forse vi riesco a prendere la foto, dove appunto lui prende tre metri e praticamente li lascia cadere, tre linee da un metro, mettiamola così, li lascia cadere per terra, e perché fondamentalmente lui così facendo, scusate ragazzi, ci arrivo, lo sapete che non riesco a fare troppe cose messe insieme, non sono multitasking, scusate se questo stereotipo con me non funziona, ma sono riuscita a condividerlo? No, sto ancora condividendo quell'altro, benissimo. Okay, adesso non c'è più niente. Sì, adesso non c'è più niente, però adesso lo apro. Allora, praticamente lui cosa fa? Lui prende queste linee, queste spaghi da un metro, li lascia cadere per terra, così casualmente come cadono, e prende la loro ombra. Prende la loro ombra e dice, questi sono metri, questo è un metro, però non proprio. Cioè, il metro canonico fondamentalmente diventa un'altra cosa, diventa un po', non so se avete letto Abbott, fondamentalmente il fatto che appunto le nostre, cioè un... come posso dire, un cerchio in un mondo a due dimensioni non è altro che una fetta di una sfera in un mondo a tre dimensioni. Non so se mi spiego. C'è anche l'esempio quello delle dita, insomma, il piano, aiuto. Esatto. Il piano dove quindi, si vede che le dita vedono solo una cosa, però c'è la tridimensionalità sopra. Quindi lui fondamentalmente cosa fa? Rifà il metro, rifà la concezione di una cosa, diciamo, assodata, com'è il metro, cioè il metro è un metro, però chiaramente prende l'ombra, quindi c'è anche questo concetto del passaggio di dimensioni, la ricalca e fondamentalmente fa tre rami di tipo, quindi tre nuove metri di misura del metro, cioè secondo me, secondo la legge del caso, secondo me, cioè, è proprio una
come posso dire, è di una finezza di pensiero che cioè io adoro, non so se mi sono spiegata, se devo essere più chiaro, però te ci, hai capito, non so se no, ci sono. Ma tra l'altro mi veniva in mente anche ad esempio il fatto che avevi citato tipo dell'infrasottile, quel suo, ecco, esatto. Quello non l'avevo capito granché, forse se tu se lo puoi spiegare. E praticamente poi vabbè, a parte queste cose sul caso, appunto, poi io avevo anche questa mezza teoria sul fatto che comunque, non so se avete, vabbè, sui ready made, qui c'è un molto da come dire, da aprire su Duchamp. E lui praticamente fa i ready made, quindi il già fatto. Lui a un certo punto prende, non so se avete presente, la famosissima ruota. Perché non ho salvato queste cose? Ma io sono dura. Perché no, la ruota l'avevi messa. Ah, ecco, infatti l'ho messa, sì, scusate. Oddio, ragazzi. Lui a un certo punto dice, le macchine sono già pronte, sono già state pensate, sono già state costruite. E quindi fondamentalmente io deliberatamente la scelgo, anzi, non proprio deliberatamente, perché comunque... Lui era molto importante il fatto che non fosse, non avesse nessun valore estetico, perché chiaramente lui era talmente radicale che diceva, ok, vogliamo fare arte, non arte, va benissimo, però l'arte non arte deve essere anche, cioè basta con la retina, con il concetto che noi ci dobbiamo appassionare a qualcosa perché ci piace, perché è retinico, perché ci appassiona. Che è estetico, lui appunto ci butta un po' sull'anestetico, infatti lui fa questa cosa del ready made, quindi sceglie degli oggetti, questo è un ready made aiutato perché li assembla fondamentalmente, ma alcuni li prende proprio e quello è. E come posso dire, cioè fondamentalmente questa base di relazioni, perché fondamentalmente è lui, artista, che si relaziona con quello che è il mondo esterno scegliendo un oggetto, secondo me tra virgolette casualmente. E insomma, qualche mese fa sono andata a vedere una conferenza di una fisica teorica, Catalina Corsianu, mi sembra si pronunci così, e che appunto aveva fatto questa conferenza sulla meccanica quantistica, e fondamentalmente cioè, il concetto è che cioè, perché si dice che le particelle allo stato minimo, diciamo, seguono le leggi del caso? In realtà sono leggi probabilistiche fondamentalmente, però diciamo che se una particella può essere in tutti i punti nello stesso momento, mettiamola così, scusate, non so se c'è qualche fisico che segue, io cerco di semplificarla, che no, è una ruota di bicicletta, Mattia. Se c'è qualche fisico all'ascolto non mi picchiate, sto cercando di semplificare. Quindi se diciamo una particella esiste dal momento in cui entra in contatto con un'altra particella, perché finché non entra in contatto può essere da tutte le parti, cioè fondamentalmente come posso dire, mettiamola così, anche se non... il principio di indeterminazione. Però mettiamola così, che è sbagliato perché sto parlando di particelle che sono ancora prima dell'atomo, però per esempio se noi abbiamo un atomo con un nucleo, diciamo la posizione del neutrone, quindi che gli gira intorno, potrebbe essere ovunque, però appare nel momento in cui si relaziona con qualcosa, quindi dal momento che io guardo, cerco il neutrone, lo vedo in un punto, anche se in realtà potrebbe essere da tutte le parti, lo so, è una cosa un po'... E tra l'altro quando lo vedi, diciamo, un po' lo modifichi perché appunto usi una luce, insomma, certo quella questione anche del non poter percepire velocità e posizione allo stesso tempo. Esatto, però insomma il concetto è che esiste una cosa, che cioè sono cose che esistono dal momento in cui si relazionano con un'altra cosa che li fa percepire lì, e secondo me è un po' il concetto del ready made. Cioè il ready made diventa arte, è come se diciamo Duchamp, l'artista, fosse il nucleo in un mondo circondato da un'immensa casualità di particelle che potrebbero essere tutte valide, ma lui deliberatamente entrando in contatto con una di queste, quindi con un oggetto come può essere la ruota di bicicletta, ci entra in relazione e quella diventa visibile. Non so se mi sono spiegata, questa è proprio uno svarione che mi piaceva a me perché non lo so, quindi spero che nessun fisico veda mai questa cosa, però dire? In realtà appunto leggendo delle interviste di Duchamp
A proposito di questo, che in realtà è il mulino, il macinino da caffè, ora ve lo faccio vedere. Ora arriva l'infrasottile, poi Procco ti lascia di tutto quello che vuoi. Questo è il macinino da caffè. Adesso mi sa che sono un po' corto per ora, non so. Adesso e... qui proprio, cioè, proprio ce li siamo tenuti per ultimi questi argomenti belli. No, ma qua diciamo che sei tu che con questa cosa della, delle particelle, ma, cioè, me l'hai fatta notare te per prima volta e sconvolto anch'io. Cioè, ma non lo so, a me piacciono queste, cioè, comunque, sempre nel concetto che era tutto nell'aria, anche la casualità, cioè presa da Issy. Secondo me ha senso anche molto il fatto che le cose anche più pittoriche siano state quelle che derivano già da Einstein, che comunque è una rivisitazione, no, comunque alla fine della scienza, una come posso dire, cioè comunque riprende, no, dalla scienza classica, dalla fisica classica, perché comunque non è una rivisitazione, è un essere ancora più precisi, mentre l'altro filone, che tra l'altro appunto la fisica poi dopo si divide, e anzi tutti cercano di capire se questa cosa è componibile o meno, cioè se la meccanica quantistica è compatibile con la relatività, che è un problema che esiste ancora oggi. Sono mille teorie, le varie teorie delle stringhe. Esatto, mi sono mille teorie anche della gravità quantistica, come sono mille teorie appunto anche artistiche, e mi fa ridere che appunto poi c'è questa teoria dove dicono che l'arte poi si divide tra presentazione e rappresentazione. Quindi presentazione è la parte dada, che quindi si toglie il filone del dipingere proprio in senso stretto, mettiamo, cioè in senso pratico, e il filone della rappresentazione, che è quello poi preso dai futuristi, dai cubisti, che comunque continuano a dipingere. Quindi queste strade si dividono, una parte arriva al concettuale, dall'altra poi sono tutte le... E non lo so, secondo me è buffo vedere che negli stessi anni c'è questa divisione nella fisica e c'è anche questa divisione nell'arte. Comunque, chiuso il discorso, arriviamo al macinino da caffè, e fondamentalmente appunto Duchamp prima come posso dire, ha una fase questa cubo futurista, e lui pone molta attenzione alla macchina, pone molta attenzione alle macchine, ma non tanto come esaltazione della macchina, della velocità, della modernità, ma proprio per la scomposizione dei loro componenti. Anzi, le macchine di Duchamp non producono, cioè non hanno energia, non sono entropiche, se vogliamo, poi questo ci arriviamo, però cioè sono antilavoriste, diciamo, sono celibi perché a differenza di quelle di sono improduttive, di quelle di Picabia che fanno l'atto, quelle di Duchamp non fanno l'atto, cioè sono macchine che non producono. Sono sterili. E infatti questo mulino da caffè è una delle prime opere che appunto c'è sia il movimento dei futuristi, ma sia, diciamo, l'estetica dei cubisti, che è molto statica, ok? Quindi è una macchina che fondamentalmente sta lì, gira, però non macina, non è che... Cioè, gira a vuoto. E appunto lui... dice appunto che questo mulino da caffè fondamentalmente gira sempre. Ora ragazzi, questo cerco di spiegarlo bene. Praticamente lui, facendo vedere tutte queste cose, anche se questa cosa non produce, però fa vedere tutte, non è solo un istante del macina caffè che gira, quindi è preso in un istante ripetuto. Lui fa vedere tutte le possibilità del macina caffè, infatti fa la freccia, perché comunque dice che può continuare a girare in tutte le maniere. E lui definisce questa cosa come infrasottile, ok? Cioè il fatto che tu possa vedere tutte, cioè questa cosa è pazzesca, io non lo so se l'ha pensata dopo o se l'ha pensata nello stesso momento in cui, perché questo è dell'11, quindi cioè se lo pensa nell'11, ragazzi, questa è meccanica quantistica. Lui dice fondamentalmente che questo infrasottile permette di vedere tutte le possibilità di movimento della macina. E la chiama infrasottile e dice appunto che l'infrasottile è la dimensione del molecolare, ok? Delle differenze infinitesimali, appunto dove non valgono le leggi della dimensione macroscopica e valgono quelle della casualità.
della logica di non contraddizione e non valgono nemmeno le leggi del tempo, perché appunto è sempre così, cioè è tutto in uno stesso istante. Anche io voglio il caffè, voglio l'orzo in realtà, perché il caffè a me non mi piace. E quindi lui dice che in questo luogo di ripetizione, di statica, è appunto l'infrasottile dove si producono i cambiamenti. E poi appunto questo, leggo una citazione, aspettate se la trovo. Dice appunto: il possibile implica il divenire, il passaggio da un luogo all'altro dell'infrasottile. Per accedere a questa dimensione, la condizione è sempre la stessa, inventare un altro modo di vita. E poi vabbè, lui aggiunge, da bravo antilavorista, che il nuovo modo per entrare in questa dimensione di vita è il non fare niente. E questa cosa è bellissima, però... Il non produrre calore, non alimentare l'entropia. Esatto, cioè non produrre calore, non alimentare l'entropia, non lavorare. Però ecco, secondo me questa cosa è stupenda. Io appunto queste interviste so che le ha fatte più avanti, però non so se effettivamente queste cose... Perché lui ha scritto durante la sua produzione, quindi ha scritto varie cose, e quindi che magari erano già degli anni 10, 15, 20. Se l'ha scritto nei 15-20, ragazzi, tanto di cappello, perché comunque, cioè, se avete delle basi, è praticamente meccanica quantistica, cioè molto basilare. Poi chiaramente la questione è molto più complicata di così, però diciamo i concetti base, a quanto capito, l'altro... sono quelli. Mi è venuto in mente un collegamento strano, non so se mi conviene farlo, perché vai. Questo è straazzardato, però cioè, sarà molto impreciso e molto breve. Però ad esempio, tipo, sempre riguardo all'infrasottile, cioè, per quel poco che avevo letto, ovviamente mi aspettavo che tu lo sviscerassi meglio, però avevo notato comunque che lui, mi sembra, correggimi se sbaglio, parlasse anche della fotografia come tipo varco, nel senso della... cioè tipo come una specie di varco temporale, perché comunque lui, anche lo stesso ready made, cioè prendere qualcosa fuori da una possibilità, appunto il ready made, e la fotografia come qualcosa di vecchio nel tempo. Mi è venuto in mente che effettivamente questa cosa della fotografia potrebbe aver senso come appunto, come dire, cattura, non so come potrei metterla bene, una specie di un'altra realtà dimensionale, no? Un altro salto dimensionale, perché sempre riguardo a meccaniche quantistiche e cose varie, mi pare da poco comunque che abbiano scoperto tipo queste particelle, adesso sarò molto impreciso perché non mi ricordo bene, cioè non me l'ero neanche preparato, di queste particelle elettriche, comunque queste particelle trovate al polo nord comunque o da qualche parte, che comunque sarebbero tipo una specie di indizio di un universo passato o di un'altra dimensione, cioè queste cose di luce, queste cose elettriche, che tipo anche la stessa idea, che non mi ricordo dove l'avevo già trovata, però ad esempio il fatto che ci siano tipo in giro questo tipo di particelle che rimangono nel tempo, no? Dalle epoche passate, e che possono anche essere tipo simbolo, tipo delle specie di residui di altre dimensioni, altre cose. Comunque è un po' complicato, adesso poi magari lo approfondiremo successivamente. E cioè, nel suo concepire tipo la fotografia, perché comunque la fotografia alla fine è uno scatto impresso di luce, cioè si potrebbe tipo fare questo paragone, il fatto che lui, cioè, vedesse come una specie di impressione di luce, può essere come una conservazione tipo molecolare, non lo so, delle cose, no? Non so, cioè su questa cosa non ti saprei dire, e non saprei dire nemmeno della cosa delle particelle, che si fa molto bussola d'oro, non so se mi hai letto la... Ma guarda, adesso magari mi cerco proprio l'articolo, così lo mando. Allora, c'è una questione, una diatriba in chat sul futurismo e Dada. Allora, mettiamola così. Futurismi sono tutti i punti di vista, a parte quello del fascismo. Allora, futuristi, io te lo dico, cioè, io non ho questa persona, perché secondo me sono due strade che... bravo, sì, la bussola d'oro, no, ma è fichissimo. Cioè, io adoravo la bussola d'oro perché... No, c'era la polvere, che fondamentalmente erano le particelle delle altre dimensioni, su per giù, cioè non me lo ricordo in realtà, ci vorrei da rileggerlo, perché mi ricordo che l'ultimo, il cannocchiale d'Ambra, aveva messo talmente tanta carne al fuoco che un po' mi aveva sdubbiato. Invece la lama sottile mi era garbata, appunto, che quando aprivi passava la polvere tra le due dimensioni, comunque. Però vedi Enrico, te sbagli qui, perché c'è anche esteticamente poco da fare, dai, non c'è partita, ma il punto è quello. Dada, Duchamp soprattutto, non vuole essere estetico, lui vuole essere
anestetico, che attenzione, lui dice aspetto il film ancora, sì, buono, hanno fatto una serie, tra l'altro, oscena, secondo me, cioè, ho visto le prime puntate, bruttissime. Comunque, Dada, cioè, non vuole essere estetico, vuole essere anestetico, e nemmeno antiestetico, cioè, brutto, vuole essere neutrale, cioè, non vuole dare spazio alla dimensione dell'occhio, ma vuole dare spazio alla dimensione cerebrale, che poi è tutto il filone dell'arte concettuale, te l'ho detto, poi le cose si sdoppiano, poi si incontrano, si sviscerano, per carità. Però cioè, il concetto di Dada è proprio quello lì. Beh, se posso dire, anche in un'intervista che ho visto, lui parlava del fatto che appunto per lui, essendo tutto... Ah, tra l'altro lo dico qui perché altrimenti poi mi dimentico, volevo dirlo prima. Duchamp da giovane aveva letto il libro di Stirner, Leggo la sua proprietà, Io la sua proprietà. Quindi cioè, si capisce che comunque ha avuto una certa influenza sia, diciamo, iconoclasta in tutto il suo lavoro e anche appunto di questa grande visione dell'ego soggettivo come attore principale, però appunto diceva che per lui appunto essendo tutto relativo, buono, cattivo, bello, brutto, non esisteva più tanto, ma esisteva per lui il gusto, no? Cioè il gusto, cioè un'inclinazione per qualcosa che tipo si può fare o non si può, e tipo anche in relazione alla macchina del caffè, lui diceva che aveva preso apposta un oggetto appunto anestetico, antiestetico, una macchina, macchinico, non so come si dica, insomma, macchinario brutto, e l'abbia messo proprio appunto nell'arte per trasformarlo in qualcosa di gusto, cioè di artistizzare, non so come dire, però non so se si può collegare a quello che dicevi. Non so, cioè non so se cogli, cioè chiaramente lui... A parte che non fa un quadro, e poi Duchamp vuole, diciamo, dare spazio, cioè non vuole scrivere, non vuole essere scrittore, lui vuole essere nemmeno artista, perché lui comunque fa una ricerca continua, cioè non è che vuole dipingere, anche se quello che, anche se dipinge, lui ci... come posso dire, cioè lui dipinge con l'intenzione di essere anestetico, che è diverso dal non voler dipingere, cioè lui vuole destrutturare completamente il sistema artistico, che ci è riuscito, il sistema artistico e anche quello che poi era al mercato, poi lui appunto nei suoi scritti fa anche tutta la disamina, cioè lui si lamenta per esempio del fatto che l'arte effettivamente sia diventata estetica, nel senso che come dire, prima, sempre riprendendo appunto gli antichi, mettiamola così, non i greci, cioè bizantini, Goethe, che secondo me non è proprio una visione giusta, perché per carità, però appunto lui dice che poi dalla nascita delle committenze e soprattutto con la borghesia, fondamentalmente l'arte diventa solo un fatto estetico, mentre prima era un fatto religioso, era un fatto di artigianato, era un fatto di mille altri significati. Questo non vuol dire che lui non voglia farli, anzi appunto qui io ho messo il grande vetro che secondo me è bellissimo, oltretutto, e poi lui vuole fare il pittore, ma non vuole stare alle regole del gioco, cioè lui non vuole fare né le cose per vendere né le cose per il bello, lui vuole pensare alle sue cose e non vuole lavorare. I dadaisti mi pare che abbiano sempre comunque ammesso del fatto che volessero, diciamo, come dire, distruggere l'arte con l'arte, cioè lo stesso concetto di anti-arte, come dire, nella sua distruzione concettuale non è che implicasse, diciamo, un rifiuto dell'arte, perché comunque diverse volte mi pare Duchamp ha ribadito l'importanza appunto della spontaneità, dell'intuizione dell'arte in questo senso, però comunque ovviamente la loro anti-arte, che poi in realtà dopo ci sono varie correnti di pensiero, alcuni che dicono che l'anti-arte sia arte, alcuni che dicono che non sia arte, vabbè dopo quello è un altro discorso, però in generale cioè, come dire, è riconosciuto all'unanime che cioè, non so come dire, il tentativo fosse di come dire, sconfiggere con la stessa arma, cioè, non so come sì, dire sì sì, cioè tra l'altro, qui appunto, mettiamola così, la concezione di arte e vita, ok? Cioè, loro volevano che l'arte fosse una cosa molto marxista come idea, perché appunto Marx, non so se avete, cioè, dice appunto che un giorno nessuno avrà bisogno di fare il pittore come mestiere, ma tutti potranno fare il
pittore, tra virgolette, cioè tutti potranno, nessuno dovrà fare il pittore come mestiere, ma tutti potranno dipingere. E in effetti, cioè, la loro radicalità sta proprio in questo, cioè loro dicono basta con il primato dell'occhio di certi canoni, di certi ismi, di certi, perché poi appunto Duchamp era stato anche cubista e futurista, e lui dice, e lì devi fare le cose come vogliono loro, perché le devi fare in quella maniera lì. E lui dice, no, cioè, io voglio fare quello che mi pare, come mi pare, e voglio soprattutto che l'arte... Qui si discosta un po' forse da cioè, perché lui pensava, cioè, l'arte sia anche pensata. Infatti, per esempio, del Grande Vetro, lui dice che tutti danno delle interpretazioni diverse, lui la scrive in realtà, cosa vuole dire, perché comunque lo scrive, tutti danno interpretazioni diverse, lui dice, va bene, cioè, per me ci possono vedere quel che gli pare. Poi lui l'ha scritto, per carità, ci mancherebbe, cioè, non era un coglione, cioè, lui dice, vabbè, ognuno ci pensa quel che gli pare, ma quello lì è. Però, appunto, il concetto è proprio quello, cioè, tutti possono fare arte, tutto può essere arte, anche la cosa più stupida può essere, non c'hai da fare il mestiere, non c'hai da venderlo a nessuno, basta con tutto quello che è stato prima, distruggiamo tutto, distruggiamo anche l'arte. Poi vabbè, cioè, Duchamp aveva anche questa dimensione del pensiero, delle macchine celibi, eccetera, eccetera. Ma lui non ha mai, cioè lui non voleva fare arte, mettiamo, cioè, poi dice così, cioè, sono cose contraddittorie, ma sono un po' finezze, diciamo, noetiche, come direbbe lui. Per tornare al primo, qua ci sono anche dei problemi, nel senso, c'è anche tutti questi tipi di incongruenze, magari critiche, sono problemi linguistici, no? Si torna sempre a Wittgenstein. Sì, esatto. Perché comunque arte, anti-arte, tutte queste definizioni, cioè alla fine le Dada passano un po' come superfluo, perché l'obiettivo del movimento era quello, cioè essere incendiario, distruggere, dire che tutto era il contrario di tutto, che l'arte, tutta l'arte non era più arte, ma che tutto poteva essere arte, quindi nulla era arte. Cioè, secondo me cioè, non bisogna vedere tipo. No, ma Cioè, la contraddizione è proprio voluta, istituzionale, come dire, non so, cioè non istituzionale, Ma come poi non vuole essere nemmeno contraddittorio, perché appunto Enrico dice, perché non scrive un libro allora? Ma in effetti Duchamp, cioè, lui teneva molto all'integrazione delle parole, anzi tant'è che il Grande Vetro aveva anche una parte scritta, teneva molto all'integrazione, ai titoli, all'importanza di un titolo, all'integrazione delle parole, cioè per lui non erano due cose separate, ma perché appunto lui non voleva fare arte nel senso classico, normale, cioè lui proprio ha sradicato completamente, cioè ha creato, mettiamola così, l'arte contemporanea, più delle avanguardie che magari, cioè poi non è vero per carità, però mettiamola così molto semplice, cioè, molto semplicisticamente, le avanguardie fondamentalmente però continuavano a dipingere, a fare arte applicata, per carità, Duchamp no, cioè dice, boh, io sono contro tutto, cioè sono radicale, quindi fino in fondo forse voglio quello più distruggere. tipo antiteorico, nel senso di, cioè, che proprio non voleva neanche, cioè, che proprio se ne fregava anche di manifesto e spiegazione, era Zara. Cioè, almeno nel suo primo Sì, periodo, prima no, ma di lui non era aderire, diciamo, antiteorico, cioè. no, antiteorico, nel senso che, ad esempio, cioè, lui va molto contro, forse più della, come dire, contro le spiegazioni. Non so, mi è sempre sembrato che avesse questo spirito più anarchico, che non si preoccupava, cioè, proprio di rottura violenta col pubblico, ma voluta, cioè, nel senso, voleva dare la provocazione. Infatti, avevo anche letto il fatto che, insomma, il crollo, nel senso, il declino del Dada, diciamo, fosse, diciamo, parallelo anche un po' al momento in cui, un po' di anni dopo, il pubblico iniziasse a non essere più scandalizzato dal Dada, perché si era Sì, infatti abituato ai suoi c'è un ritorno metodi, all'ordine. alle sue provocazioni, appunto, c'è il ritorno all'ordine anche un po', diciamo, spontaneo, perché quel tipo di provocazione, e infatti dopo Zara va con i surrealisti, perché è un po' come se dicesse la mia missione è finita, c'è questo tipo di anti, non dico Ma antiteoria, però. infatti anche Duchamp cioè, non smette di dipingere e poi ritorna negli anni 60. E quindi a proposito, appunto, avevo messo questo non solo perché per la cosa della provocazione, a parte che appunto lui capisce che cioè, inizia a pensare, ok, cioè, diciamo la Gioconda, quindi qui si lega a tutte le teorie di Walter Benjamin, quindi riproducibilità tecnica, quindi la teoria la Gioconda diventa un simbolo riproducibile, stampabile, riconoscibile, e lui gli fa i baffi, e le fa, sì, le fa i baffi e la barbetta. Quindi questa è la dimensione
che appunto poi c'è sempre estetica, anche poi lui fondamentalmente non fa niente perché non l'ha dipinta lui, ha preso una cartolina e ci ha dipinto sopra. E quindi anche lì sforzo minimo, ma anche su questo sforzo minimo, vabbè, c'è tutta una teoria, il gap, vabbè, ma questo è un'altra cosa. Cioè ci sarebbe, boh, dobbiamo farne un'altra tutta intera su Duchamp. Però ecco, per far capire l'attenzione che aveva anche alla dimensione del pensiero, alla dimensione delle parole, questo quadro si chiama, questa opera si chiama, ragazzi, aspettate che la cerco, cioè la cerco, non la so pronunciare perché è in francese, quindi come avete capito io sono un po' scarsa con le lingue, si chiama L-H-O-O-Q, che in francese si legge tipo L-A-O-O-Q, tipo una cosa del genere, anche se sembra più inglese, comunque fondamentalmente è tutto un gioco di parole che in francese si legge, tipo c'è scritto, cioè si sarebbe scritto lei a caldo al culo. Quindi perché, poi vabbè, lui all'inizio aveva questa cosa molto, cioè sulla sessualità, infatti appunto vuole, cioè lui tra l'altro è uno dei primi a travestirsi, cioè a usarlo come performance, questa cosa. Ah, com'è che si chiamava il suo travestimento, il suo alter ego Rose femminile? c'est la vie. Esatto. Che poi tra l'altro, giusto per la sua amica, quella che adesso non mi ricordo esattamente il nome, quella tipo baronessa, che tra l'altro si pensa che è stata lei a dare l'idea a lui della ruota, no? Quella sua amica, che tra l'altro invece lei si vestiva da uomo, no? Perché tipo si scambiavano, che aveva fatto quel rubinetto chiamato Dio, tra l'altro, ha fatto un rubinetto tutto messo strano, e l'aveva chiamato Dio, però l'aveva fatto prima della ruota, quindi potrebbe anche essere che la paternità della cosa sia di una Può donna, essere Inception. femmine. Esatto. No, cosa stavo dicendo? Ah sì, il fatto che una teoria era anche che si chiamasse così perché tipo si insinuasse che Leonardo da Vinci fosse omosessuale, Sì, quindi no, poi alla fine era omosessuale, sì, quindi però cioè, è insomma accertato. No, ma infatti, cioè, comunque lui gioca su molti piani, quindi gioca sul piano del titolo, gioca sul piano dell'ironia, gioca sul piano della sessualità, appunto poi farà anche diverse cose, tipo andatevi a vedere i Anime Cinema, che è tutta una serie di... Lui stampava queste cose su dei dischi e li faceva girare con delle... Con dei giochi di parole fondamentalmente a sfondo sessuale più che altro. E comunque anche qui appunto lui ci giocava molto, cioè era su molti piani, è un po', avete presente quando vi fanno studiare la Divina Commedia alle superiori che vi dicono ah ci sono tre piani, tre livelli di interpretazione, c'è cioè quello basic, c'è cioè quello un po' così, quello della parafrasi e poi c'è quello no, tutto expanded brain. Scusate, avevo una prof di italiano un po' merdosa. Scusi, non, spero che non vedrà mai questa. No, ma quella roba lì è un Poverino. po' intricata, effettivamente, anche io quando l'ho studiato un po'. È uguale, cioè, Non è Duchamp logico. vuole fare la stessa cosa, cioè, perché deve essere solo appannaggio della letteratura? Chiaramente non è vero perché anche l'arte in generale ha più significati e questo ce lo spiega l'iconologia, però ecco, diciamo, lui proprio significato noetico, significato estetico barra anestetico. Significato sessuale, significato fisico, eccetera, eccetera. E questo qui appunto è lui vestito da donna, Rose la vie, e povero Dante. Vabbè, dai ragazzi, io ho fatto liceo La Divina artistico. Commedia è un verminaio di glossatori, no? E niente, quello è lui travestito, appunto, tra l'altro una cosa che riprenderà anche Andy Warhol. E appunto fa questo profumo dove si chiama Eau de Voilette, che è un po' profumo di violetta, Eau de Toilette, e poi tipo Belle Haleine, ora non lo so pronunciare, comunque dovrebbe, da Dante su Dante, no? Mi dissocio dal superuovo, mi dissocio assolutamente. Tutti dei conti Cristo, no. E praticamente appunto questo è un profumo però che lui però in questo profumo vuole anche dissacrare l'idea del profumo normale, e quindi cioè, c'è quest'idea di pesantezza, di puzzo, e se non sbaglio, appunto, Belle Haleine è tipo una cosa che richiama tipo all'alito cattivo, ora io il francese non lo so, però ecco. E vabbè, raga, io sono le 11, Sono le ore piccole, cosa si fanno facciamo? le ore piccole, non lo so, dimmelo te.
Ma secondo me le cose principali di cui volevamo parlare proprio bene le abbiamo dette tutte. Cioè, insomma, se c'è qualcos'altro... Allora, c'è qualcos'altro? Io aprirei questo libro di intervista a Duchamp e leggerei il verbo. Non abbiamo parlato dei radiogrammi. Ah già, è vero. Vabbè, vabbè. Ora leggo il verbo. Poi, raga, andatevi a cercare Man Ray. Ve lo cercate da solo. No, raga, vabbè, se volete ne parliamo. Però, vediamo insomma, i compiti a casa. Vediamo i compiti a casa. Adesso vi leggo il verbo, intervista a Duchamp. Duchamp, perché la P non si legge. L'intervistatore gli chiede: quando guarda indietro nella sua vita, qual è il suo principale motivo di soddisfazione? E Duchamp, basatissimo, risponde: prima di tutto, aver avuto la fortuna di non essere costretta a lavorare per vivere. Lo ritengo un obbligo piuttosto deprimente. Mi auguro che giunga il giorno in cui si potrà vivere senza lavorare. Ed eccolo qua, il manifesto dell'antilavorismo, basato. Fine, cioè, pretendi la piena automazione. Cioè, che poi in realtà, ora vabbè, ora non ve li cito, però insomma mi ero segnata un sacco di citazioni, come dire, al riguardo, che comunque forse effettivamente doveva scrivere, ma ha anche scritto proprio per questo. Cioè, qui sembra un po' una cagata, però effettivamente lui, cioè, fa proprio una critica da piena automazione, cioè, non sì, stupida. La critica al mercato degli artisti, che comunque uno, se vuole far successo, si deve svendere, secondo me è anche una cosa strattuale, cioè il fatto che se vuoi essere un artista d'avanguardia, un po' indipendente, un po' anche semplicemente anticonformista, cioè ti devi per forza sottomettere a certi canoni, diciamo, loro li chiamavano mercantili, o bene lì come li chiamiamo, editoriali, boh, sì, cioè editoriali in quel senso. Boh, insomma, canoni, non so come si possa dire, comunque canoni di bene, cioè c'è da bene, insomma. Restrizioni, insomma. Infatti, appunto, quando tra l'altro lui lavora, cioè c'è già, diciamo, si comincia ad assoldare, no, l'integrazione dell'arte al mercato, quindi anche l'arte viene subordinata al capitale, per carità, si è sempre fatto, cioè qui non siamo a disquisire, però i rapporti cambiano comunque di commissione, cioè se prima era, diciamo, il committente che commissionava un'opera e te la facevi, adesso da una parte sei più libero, perché comunque devi puoi fare quello che ti pare, però comunque cioè, devi trovare qualcuno che te la compri, e quindi spesso appunto si creavano queste situazioni di vero e proprio, cioè come è adesso fondamentalmente, vera e propria finanza, quindi diventa solo una questione di investimenti, quindi cioè, se compri una cosa e gli dai valore, tante altre persone la compreranno solo per far aumentare il suo valore, il valore aumenterà, ma senza nessun... cioè una sorta per di consumarlo come un prodotto. Esatto. Per consumarlo come un prodotto, cioè come appunto estetico. Infatti non a caso, appunto l'abbiamo già detto prima, ribadire, nel senso di tornare all'arte sacra, quella fatta per un concetto, per una spiritualità... una cosa magica, insomma, non razionalizzata in quel senso. Cioè, non perché una volta che produci qualcosa, cioè, sotto il capitale, quella cosa ha già un valore, cioè, che se sia un oggetto di artigianato, un prodotto, un qualsiasi cosa, loro volevano un po' uscire da questa valorizzazione monetaria, magari, non so. Sì, quindi, insomma, cioè, lui poi riprende appunto questo libro, che non mi ricordo di chi era, comunque, che si chiamava Il diritto all'ozio, e quindi, cioè, lui in realtà fa anche proprio una critica fondamentalmente alla società, cioè lui dice che questo diritto all'ozio è un diritto che non esige né una giustificazione e non vuole niente qualcosa in cambio, cioè uno deve oziare perché è giusto oziare, quindi lui fondamentalmente cioè, attacca il capitalismo, perché dice prima di tutto cioè, perché ci deve essere uno scambio, cioè chi è che ha inventato che lo scambio, cioè ci deve essere uno scambio tra soldi e cosa, sì vabbè poi per carità, cioè qui non è che entriamo nella, cioè, non voglio entrare in discussioni, però è per far capire un po' la riflessione di Duchamp, cioè chi è che ha deciso che queste cose hanno, bravo, il genero di Marx, esatto, ora non mi viene il nome. Secondo me vuole un po' tornare tipo a quella dimensione, non so se è troppo accurata come cosa, però tipo, diciamo,
nell'antichità, cioè prima dello sviluppo della, della borghesia mercantile, del commercio, sì, eccetera, sì, anche, sì, c'era quel senso tipo di dono come qualcosa tipo di speciale che sì, magari era, sì, anche se non un'alleanza, credo. Però no, dico no, ovviamente non dico lui il potluck, specialmente. No, dico, cioè, dico giusto come tipo idea, potrebbe essere affine a questo, cioè, dato che comunque la loro intenzione è un po' guardare all'arcaico per quel senso di purezza, cioè, diciamo, prima dell'invenzione, cioè, prima di una moneta stabile, di un senso appunto di finanza, di scambio, di valore, di plus lavoro, su tutto quello, appunto dopo l'economia marxista, cioè, c'era questa idea di, il dono aveva una cosa un significato completamente diverso, anche nell'antica Grecia, appunto, come lo scambio di ospitalità, di relazione umana, cioè, sì, c'era una dimensione molto più umana, non semplicemente di freddo scambio, io ti do, tu mi, sì, dai. Sì, sì, esatto, cioè, infatti, cioè, poi nella sua, appunto, si evince che appunto lui lo vive un po' come, cioè, una legge, no, della società attuale, quello che, cioè, per fare una cosa, cioè, ci deve essere uno scambio di valore che però deve comunque andare, cioè, è diventata una legge poliziesca delle relazioni, cioè, le relazioni si basano non su uno scambio, diciamo, all'antico, ma proprio su uno scambio motivo di, anche, sì, su uno scambio di proprietà, infatti appunto lui dice anche la proprietà, cioè, ma anche questa cosa del concetto del ready made, dice, cioè, se io prendo questo e dico che è un'opera d'arte, lui dice anche un'altra cosa identica a questa è la stessa opera d'arte, quindi lui, cioè, mina anche il concetto di autenticità e di proprietà in un certo senso, anche perché appunto dice, cioè, l'idea di uno scambio, cioè, presuppone anche il fatto che tu possegga una cosa, e poi appunto la critica va in generale al lavoro, anche perché poi comunque chiaramente, cioè, lui è dei primi anni del Novecento, quindi i problemi li sappiamo che uscivano fuori, diciamo, con i lavoratori, ecco, cioè, comunque alla fine inizia a lavorare nel 1910, insomma, come dire, inizia a lavorare, vabbè, a non lavorare. E boh, raga, vi consiglio un libro a tal proposito che si chiama, non me lo ricordo, ce l'ho segnato da qualche parte. Oh, ragazzi, ve lo trovo, che magari spiega meglio di me queste cose, che comunque, per carità, cioè, io evidentemente non ho la stessa capacità comunicativa di... Oh, ragazzi, non lo trovo. Ce l'ho, Ma su non cose? Ho questo libro, aspetta, che si chiama Marcel Duchamp e il rifiuto del lavoro, proprio basic, e tratta appunto di questa cosa qui. Ora, io l'ho letto un po' di tempo fa, e grazie, l'ho letto un po' di tempo fa, quindi magari sono un po' arrugginita, forse devo rileggermelo un attimo, ma tra una cosa e l'altra non sono riuscita a recuperare tutto, ecco, era giusto questo ce l'avevo dietro, e quindi se mi interessa appunto la visione antilavorista, tra virgolette, di Duchamp, quello è molto interessante. E Rocco? Ma secondo me possiamo concludere, non so. Sì, diciamo, sono le 23... 09. Dobbiamo andare a letto prestino perché sono dei bravi bambini. Sì, no, vabbè, io domani ho lezione, poi ho tipo alle 11 e devo parlare con il mio correlatore. Ragazzi, faccio la tesi sul situazionismo. Bellissimo. Che poi adesso dovremmo farlo anche l'episodio, quindi ti prepari. Grazie a te per averci seguito e insomma, poi io l'invito è sempre a continuare a approfondire anche da voi se vi interessano le cose o se avete consigli. Dovremmo farla questa cosa tipo alla Paolo Mieli, che tipo alla fine dell'episodio consigliamo i libri. Io non ce l'ho il libro da consigliare, cioè, ho solamente i manifesti, okay, del dadaismo. Non lo so, magari tipo se ci capita così, dopo appunto se si vogliono approfondire. No, prossima puntata The Board lo faccio dopo, quando ho finito la tesi, così sono bella schillata. Allora, quindi, sì, esatto, facciamo quel consiglio dei libri, e appunto Duchamp... Duchamp e il rifiuto del lavoro, io ve lo consiglio, anche breve e chiaro. Questo è tipo un'intervista, cioè sono delle interviste a Duchamp, ingegnere del tempo perduto, e
che sono interessanti, non so appunto se... E poi c'è anche un libro molto carino di Carla Subrizzi, se non sbaglio, che si chiama Introduzione a Duchamp, che insomma, c'è tutto sul dadaismo e il surrealismo, cioè sul dadaismo avevo un manuale della Giunti, molto carino, che si chiama Dada e Surrealismo, però... Tra l'altro cercando ci sono anche delle produzioni che non ho letto, però ho solo visto che sono, sembrano molto interessanti sulle correlazioni fra, non so, tipo, come si dice, robotica, cibernetica e dadaismo, c'è cioè, sempre la cosa delle macchine, addirittura mi pare che ce ne fosse uno sul postumano e dadaismo, questo genere di studi ci sono, magari sono anche interessanti appunto. Magari se ci leggiamo qualcosa un po' più avanti ci rifacciamo. Magari o lo immettiamo tipo nell'argomento più generale del transumano postumano, oppure facciamo una cosa a parte, non so. Non so, magari forse quell'argomento va un po' più sviscerato. E niente, ragazzi, ci vediamo la prossima settimana da tedesco. Va bene. Esatto. E quindi andiamo sul politico Hitler, si può dire. La parola con la H, oddio. Le parole con la H, fotomontaggio, eccetera, eccetera. Ci vediamo martedì prossimo. Ciao, buonanotte. Buonanotte.